Un saluto a tutti cari amici e bentrovati nel mio canale. Oggi grande confronto, un Redmi S2 contro il Redmi 5 Plus, due dispositivi da 5,99 pollici, non per non dire 6 pollici, con caratteristiche identiche per quanto riguarda il processore, quindi uno Snapdragon 625, e diverse comunque per quanto riguarda sia la costruzione che il tipo di schermo. Qui abbiamo un'unità HD Plus, quindi un 720x1440, mentre nel Redmi 5 Plus abbiamo un'unità Full HD Plus, quindi un 1080x2160. Due dispositivi quindi con questo Snapdragon, come dicevo, MIUI, che nel caso del Redmi 5 Plus è ancora ferma alla 7.1.2, mentre per quanto riguarda il nuovo Redmi S2 è già arrivata alla 8.1, quindi 9.5 di base come versione MIUI, mentre le versioni Android come main update è la versione 8.1 contro la 7.1.2. Due dispositivi che sono davvero eccezionali, mentre il Redmi S2 è un selfie phone perché la fotocamera frontale è una fotocamera da ben 16 megapixel della Samsung, il dispositivo Redmi 5 Plus è un dispositivo che sicuramente la fotocamera principale è comunque buona, un sensore da 13 megapixel singolo, e quella per i selfie è un sensore diciamo comunque da 8 megapixel, quindi comunque con qualità davvero interessante ma non eccezionale. Mentre il Redmi S2 è sicuramente un dispositivo che, dato il suo diciamo approccio a quello che è l'AI, quindi l'intelligenza artificiale utilizzata anche per l'utilizzo della fotocamera, quindi le funzioni della fotocamera, riesce a trarre il meglio tra i due sensori, quindi che sono un 13 megapixel della Sony contro il secondario è un sensore da 5 megapixel della Samsung. Le differenze sono comunque a livello di costruzione: qui abbiamo una costruzione completamente in metallo, qua in plastica, e qui abbiamo comunque il flash dual tone e una batteria da 4100 mAh. Tipo di memoria disponibile, entrambi hanno il doppio tap per lo sblocco, oppure diciamo si riesce comunque ad arrivare alla home tramite il comunque tasto del sensore impronte, oppure anche il doppio tap. Gli schermi, come vedete, differenze HD contro Full HD Plus, diciamo che a livello proprio visivo in generale, se non vedete firmati Full HD o non potete essere pixel peeper, non ci sono differenze davvero apprezzabili nell'uso giornaliero. Diciamo che ovviamente questo dispositivo è un dispositivo un po' più premium se lo prendete nella versione 4x64 GB, ormai si trova a circa 180 euro, mentre questo nella versione 3.32 riuscite a trovarlo a 135 euro, nella versione 4x64 che sta arrivando dovrebbe essere sui circa 160 euro, quindi una ventina di euro di differenza per avere una batteria del Redmi 5 Plus, che sicuramente è una batteria che vi porterà a sera ma addirittura a 2 giorni con un utilizzo abbastanza intenso, mentre quella del Redmi S2 è sicuramente una batteria 3080 mAh che dovrebbe riuscire a garantire comunque le 5 ore di schermo acceso in una giornata media di uso assolutamente senza nessun problema, ma che sicuramente non va più avanti. Ma il Redmi S2 è sicuramente per chi ama davvero farsi selfie e utilizzare questo effetto sfocato della fotocamera posteriore, che comunque è abbastanza interessante e funziona davvero diciamo bene per quanto riguarda la media della categoria, perché ho visto dispositivi a 130 euro, le cui foto a livello di bokeh sono davvero inguardabili, quindi un effetto piuttosto software che hardware. Qui c'è l'effetto che è addirittura hardware più l'utilizzo di questa intelligenza artificiale, che diciamo non ho ben capito ancora dove va a lavorare, però sicuramente qualche ottimizzazione software c'è. E perché il processore, qui abbiamo il 625 per entrambi, come vi dicevo non vedete differenze perché la ROM è praticamente identica, mascherata da quella che è l'interfaccia MIUI 9.5. possiamo andare a vedere anche le informazioni del dispositivo. Come vedete i caratteri sono nettamente più grandi, quindi la taratura dello schermo è leggermente diversa per quanto riguarda i colori. 8.1.0 contro 7.1.2, patch aggiornata ad aprile qua per il Redmi 5 Plus e patch aggiornata a marzo per il Redmi S2. Particolari differenze non vi sono, come vi dicevo abbiamo la versione in questo caso 4x64 GB del Redmi 5 Plus contro la versione 3.32, quindi la differenza non è tantissima. Come vedete, andando a confrontare un po' quello che sono i bordi, sicuramente qui vedete che ci sono anche altre differenze, tipo questo è Redmi S2, è sicuramente più abbondante e meno ottimizzato, quindi ci sono delle bande nere sopra e sotto un po' più pronunciate, e anche la cornicetta, quella laterale a destra e a sinistra, è sicuramente un po' più abbondante. Anche questa costruzione con questo diciamo plastica
della parte, diciamo, periferica è sicuramente un pochettino più larga e quindi meno compatta a livello proprio di vederlo in mano. Se lo andiamo a confrontare uno sopra l'altro, infatti vedete che una minima differenza di circa 2 mm, cioè quindi abbiamo un circa un 160 mm contro un 158 mm e qualcosa, quindi un paio di millimetri di differenza ci sono, e anche qua ci siamo a circa 77 mm di larghezza contro i 75,8 mm, quindi anche un millimetro e qualcosa nella parte di larghezza. Per il resto il peso ovviamente si fa sentire, qui abbiamo certo 158 grammi, qui abbiamo 178 grammi, quindi una differenza di peso che è comunque data assolutamente dalla batteria. Quindi quali sono queste differenze tra questi due dispositivi? Il Redmi S2 è sicuramente votato più al risparmio, un po' quello che è un po' lo schermo HD Plus e comunque l'assenza della banda 5 GHz per il Wi-Fi e una batteria sicuramente meno potente. Per il resto, a livello di fotocamere sicuramente vince il Redmi S2, mentre nella parte della fotocamera singola del Redmi 5 Plus abbiamo la presenza del 4K che qui non è presente. La ROM è sicuramente un vantaggio per alcuni avere una ROM aggiornata alla versione 8.1, ma diciamo che a livello di patch e a livello comunque di utilità non c'è assolutamente differenza apprezzabile. Entrambi i dispositivi hanno lo schermo arrotondato nella parte, diciamo, del display qua, mentre a livello proprio di vetro frontale qui abbiamo un vetro 2.5D con quindi la versione stondata per quanto riguarda la parte periferica, mentre nel Redmi S2 il vetro è un vetro dritto senza, diciamo, nessun angolo sulla parte dei bordi, cosa che io assolutamente preferisco per l'aderenza delle pellicole. Qui ho messo una pellicola in vetro temperato, come vedete, che la cui adesione non è mai perfetta, anche se questa è leggermente più stretta, come vedete, a livello dei bordi un pochettino lascia a desiderare. Quindi anche a livello di sicuramente utilità di avere uno schermo aggiuntivo per quanto riguarda la protezione del display, il Redmi S2 è sicuramente avvantaggiato. Quindi per quale motivo prendere il Redmi 5 Plus? Prenderlo sicuramente per quello che è la batteria, che è davvero eccezionale, una batteria davvero interessante e molto molto duratura, la costruzione in metallo che sicuramente è un bel plus e una presenza comunque di un wifi 5 GHz che sicuramente può fare un po' la differenza se avete dell'utilizzo un po' di varie linee wifi. Nella parte di sensoristica, jack audio e tutto il resto sono praticamente identici. A livello di sblocco un minimo è leggermente più lento il Redmi S2, ma è questione veramente di qualche millisecondo, non possiamo assolutamente dire che ci sono differenze apprezzabili. Due dispositivi che anche a livello di impostazioni, di quelle che sono un po' la gestione del display, non ci sono particolarmente diciamo difetti o comunque differenze apprezzabili. La taratura dei colori è un pochettino diversa per entrambi, ma si può andare comunque a ritoccare un minimo anche a livello di contrasto, e devo dire che si vede anche bene al sole anche questo S2 alla luminosità massima. Vediamo un attimino, la differenza che volevo dirvi è, a parte i tocchi sono identici, se voi andate a digitare su questo dispositivo, come vedete, dato che la fotocamera è in questo caso leggermente, diciamo, in questo caso sporgente e posta non a livello simmetrico, quando andate a digitare, mentre qui, se andate qua ovviamente, ma al centro in realtà, diciamo, tende a essere un pochettino più stabile, mentre qui per entrambi potete avere la possibilità di andare ad abilitare le gesture, quindi nell'utilizzo delle varie gesture per andare alla parte, diciamo, dello schermo, quindi tornare alla home piuttosto che andare all'utilizzo del multitasking. Per farvi vedere, questo è per imparare, quindi in realtà, ecco, ovviamente avete la varie gesture e questo un po' è l'utilizzo di questo dispositivo. Come vedete, riusciamo ad avere la possibilità di utilizzarlo comunque con le gesture che più vi piacciono e che più magari volete avere a disposizione. Interessante questo utilizzo di due dispositivi che io vi consiglio assolutamente. Dai 135 euro dell'S2 nella versione 3.32 ai 150 circa nella versione 3.32 del 5 Plus, poi passiamo a circa 160 euro il Redmi S2 4+64 e 180 euro circa nella versione 4+64 per il Redmi 5 Plus. Dispositivi che sono davvero simili,
per, diciamo, caratteristiche hardware, quindi lo Snapdragon 625. Qui c'è l'intelligenza artificiale e la doppia fotocamera, qua c'è una batteria sicuramente più potente e qualcosina in più a livello proprio di resa del Wi-Fi a 5 GHz e dello schermo che è un Full HD Plus, ma in realtà a livello di uso non ci sono particolari differenze. Certo, se siete dei pixel peeper e volete andare a vedere il dettaglio su uno schermo HD Plus da 6 pollici, assolutamente ve lo scordate, qui sicuramente non potete andare a vedere anche filmati Full HD in YouTube, e mentre qua potete sicuramente farlo. Quindi le differenze, sì, diciamo, sono rimaste a questi due o tre particolari che sinceramente io non lo so, valutate voi. Per me sono due dispositivi best buy, entrambi assoluti, senza alcuna se e senza alcun ma. Bande complete, quindi completa anche la banda 20, entrambi sono nella versione global, quindi avete tutte le bande a disposizione, non avete comunque rinunce per Wind, per 3, per tutti gli operatori. In più il Redmi S2, cosa non trascurabile, ha uno slot triplo, quindi potete mettere due SIM nano più la SD, mentre qui avete uno slot 2 in 1, quindi la SIM nano e la seconda SIM nano deve essere sacrificata se volete mettere la SD. Ovviamente se avete 64 giga la versione 64 sicuramente potrebbe farvi usare la seconda SIM e non aver bisogno della micro SD, ma queste sono scelte. Io vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete like, condividete, scrivete dei commenti se volete qualche approfondimento, qualcosina in più. A livello fotocamere ovviamente vi dico che essenzialmente a livello di singola fotocamera non ci sono particolari differenze, nella doppia fotocamera effetto sfocato qua sicuramente si vede moltissimo, anche a livello selfie la fotocamera dell'S2 è preferibile per tutto. Quindi due dispositivi che secondo me per i pro e i contro sono comunque molto molto simili, si assomigliano, sono delle fasce leggermente diverse, quindi sta a voi decidere. Io vi ho elencato un po' quelle che sono le caratteristiche principali, spero che sia stato esaustivo. Grazie a tutti per l'attenzione, rimanete sintonizzati perché a breve arriverà il Redmi Note 5 e lì sicuramente mi voglio un pochettino un po' godere quello che è il nuovo. Lo aspetto da tanto, ancora non sono riuscito a trovarlo e adesso sono quasi in linea d'arrivo per riceverlo. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima recensione. Ciao ciao!